Università di San Paolo e San Carlo e l'altro Augusto Gallarate. Risottolino perché mi sembra un dato estremamente importante, per la prima volta in Regione Lombardia si progettano gli ospedali del futuro, non sostituendo un ospedale con un altro, quindi mantenendo intatti spazi e funzioni, ma andando a ragionare su quali sono i nuovi bisogni, le nuove modalità di offerta di servizi sulle acuzie e quindi andando a costruire ospedali che saranno tecnologicamente assolutamente all'avanguardia e che avranno tutte le caratteristiche per prendere in carico e gestire le grandi problematiche degli acuti nei prossimi ospedali. Avviamo i percorsi per quanto riguarda l'ospedale San Paolo e San Carlo, è stata individuata in concerto con il Comune di Milano un'area che è quella di San Cristoforo Ronchetto sul Naviglio, che è praticamente mediana rispetto alla collocazione dei due ospedali attuali. Noi abbiamo previsto 500.000 euro per lo studio di fattibilità, e nel protocollo d'intesa abbiamo coinvolto l'Università e il Ministero della Salute. Il Ministero della Salute perché erano stati stanziati negli anni scorsi circa 90 milioni di euro per la ristrutturazione degli ospedali, parte di queste, e sottolineo parte di queste, verranno oggi destinate al nuovo ospedale e una parte invece chiaramente a venire incontro a quelle che sono le emergenze di carattere manutentivo, perché gli ospedali continuano a lavorare, come avete visto anche dagli investimenti che abbiamo fatto nelle risorse regionali, e l'università, perché l'ospedale San Paolo oggi è un grande polo universitario e quindi noi anche insieme all'università andremo a costruire questo nuovo ospedale, il più grande polo universitario pubblico probabilmente d'Italia, e quindi lo vogliamo fare insieme all'università. Per quanto riguarda Augusto e Gallarate, noi ho ritrovato peraltro su questa cosa di Facebook dove un anno fa l'incontro che avevamo fatto con il presidente Maroni proprio in questo periodo all'ospedale di Augusto in cui abbiamo incontrato i sindaci, gli amministratori. Da allora abbiamo iniziato un percorso e nell'arco quindi di pochi mesi abbiamo trovato la condivisione delle amministrazioni locali, cosa più unica che rara in quel territorio, grazie anche all'intelligenza e alla disponibilità dei sindaci e delle amministrazioni. Abbiamo creato una cabina di regia, abbiamo individuato insieme a loro un'area che è quella di Beata Giuliana, anche qui un'area che si trova sì sul comune di Gallarate, ma si trova nell'area mediana, diciamo, tra i due attuali poli, e quindi questo è assolutamente un valore estremamente positivo per l'accessibilità, la proprietà pubblica dell'area e la centralità rispetto appunto alle due città. Abbiamo investito anche qua 500.000 euro e quindi per gli studi di fattibilità abbiamo ottenuto il consenso con atti formali da parte delle due amministrazioni locali, i due comuni, e quindi avviamo questo percorso. Il percorso degli accordi di programma prevederà anche l'individuazione delle funzioni da mantenere degli attuali presidi. Questo vale per Augusto Gallarate, vale per il San Paolo e San Carlo, e chiaramente non rimarranno nella loro interezza, non è che noi andiamo a costruire, ma una parte di queste strutture verrà comunque mantenuta per i servizi sanitari di base territoriali, soprattutto legati alla cronicità, e per il resto da parte nostra abbiamo dato la massima disponibilità alle amministrazioni, da un lato al Comune di Milano, dall'altro a quelli di Augusto e Gallarate, per ragionare con loro su ciò che serve al territorio. Non c'è la necessità di recuperare risorse dalla valorizzazione di quelle aree per costruire nuovi ospedali, ma invece noi vogliamo coinvolgere il territorio e capire con loro che cosa serve alle comunità locali. Per il nuovo, per le risorse da destinare, che contiamo possano servire circa un miliardo, cioè 500 milioni, stiamo con l'assessore Garavaglia, che è parte, voglio dire, assolutamente di questo percorso, ragionando sulla strada migliore, o la finanza di progetto da un lato, o l'accensione invece di mutui da parte di Regione Lombardia. Sono aperte più strade e i 6 mesi che ci separano da qui alla sottoscrizione formale degli accordi di programma serviranno anche a definire questo. C'è grande positività all'interno degli ospedali, stanno lavorando con grande intensità
intensità nel recuperare le funzioni, le loro necessità da parte delle amministrazioni comunali. Sottolineo anche la grande disponibilità delle amministrazioni comunali di Milano, che sta pensando di aprire una fermata della metro nel sito dove noi apriamo, dove vogliamo collocare il nuovo ospedale, quindi l'ospedale che sarà oggetto di valorizzazione complessiva di un'area importante della città di Milano. Quindi avviamo oggi formalmente questo percorso che oggi ha tanti, quindi molto.